Uno dei fenomeni più insoliti e poco indagati nel panorama ufologico internazionale è quello relativo agli umanoidi volanti, conosciuti anche con la sigla UHF, e cioè Unidentified Flying Humanoids. Non si tratta di un argomento nuovo, poiché le segnalazioni di esseri dall'aspetto umanoide che volano spostandosi in aria indisturbati si registrano da sempre, con un aumento considerevole di avvistamenti a partire dalla seconda metà del secolo scorso. Gli Stati Uniti e il Messico sembrano essere i luoghi preferiti da tali creature volanti, ma anche altre nazioni sono coinvolte, compresa l'Italia. Le descrizioni hanno in comune molte caratteristiche. Gli esseri volanti hanno aspetto antropomorfo e un'altezza approssimativa di 2 metri, con il colore della pelle grigio scuro. Non presentano ali e non si capisce come riescano a volare, visto che non presentano, nella maggior parte dei casi, macchinari di nessun tipo a garantirgli la levitazione e gli spostamenti. In molti casi indossavano una tuta grigia aderente. Dalle testimonianze si deduce che durante l'avvistamento queste creature non emettevano nessun suono, tranne un leggero ronzio che fu ascoltato in qualche caso. Di cosa si tratta? Le speculazioni attorno al fenomeno sono moltissime. C'è chi protende per l'ipotesi extraterrestre, chi più prudentemente parla di esseri umani con propulsori sperimentali che fanno test di volo. Come vedremo però, alcune peculiarità di tali esseri ci portano a pensare che possa trattarsi di una manifestazione non legata a sperimentazioni umane. Proviamo a capire quale direzione possiamo prendere nell'interpretazione del fenomeno analizzando alcuni casi importanti. Il primo avvistamento avvenne in un piccolo centro abitato in Emilia-Romagna e precisamente a Castelleale. A metà novembre del 1974, la famiglia Sensoli, che abitava in una casa isolata in campagna, fu testimone di un incontro ravvicinato del terzo tipo con un essere molto strano. Alle 17:30 circa, la signora Giovanna Sensoli, mentre era intenta a dare da mangiare agli animali nel cortile, rimase molto colpita dal comportamento agitato di questi. Senza un apparente motivo, improvvisamente tutti gli animali iniziarono a correre e a cercare riparo ovunque. Era evidente che qualcosa le aveva spaventati. La signora Giovanna si guardò intorno cercando di capire chi o cosa stesse provocando tanto scompiglio tra gli animali e si accorse che qualcuno la stava osservando dal tetto di casa sua. Un uomo, o almeno così sembrò alla donna, si librava a circa 4 metri di altezza ed era seduto sopra una specie di scatola volante. L'individuo guardava attorno a sé come se fosse in cerca di qualcosa. Doveva essere alto almeno 2 metri, indossava una tuta luminosa con pallini bianchi, verdi e rossi e ai piedi aveva scarponi simili a quelli da sciatore. Un casco con la visiera gli copriva il volto e non fu possibile vederlo in viso. Nell'aria si avvertiva un leggero ronzio, forse proveniente dalla scatola sotto l'individuo volante. In quella situazione anomala la donna chiamò la madre che si trovava in casa senza che la donna rispondesse. L'uomo si spostò lentamente verso est sparendo dietro una collina, concludendo così l'avvistamento. Un altro caso degno di attenzione avvenne il 7 gennaio 1995 a San Foca, provincia di Pordenone. Una donna, la cui identità è rimasta segreta per sua stessa volontà, che per comodità chiameremo signora Rossi, la sera del 7 gennaio, verso le ore 19, uscì dall'abitazione di una sua amica e si avviò verso casa, camminando in una strada illuminata da un unico lampione. Un ticchettio arrivò alle sue orecchie e i suoi occhi furono colpiti da luci multicolore. Da quello strano fenomeno partì un raggio di luce biancastro che puntò verso la signora Rossi. Pochi istanti dopo, un umanoide atterrò con un colpo secco a pochi metri da lei. Era alto circa 1,5 metri di altezza e indossava una tuta grigia, guanti e un paio di scarponi di dimensioni esagerate se confrontate con la sua altezza. Il volto era coperto da una fascia con una visiera. Nella mano destra reggeva una specie di bastone. La donna rimase immobile mentre la sua mente cercava di elaborare quella strana visione. Il misterioso individuo tirò su la visiera mettendo in mostra dei piccoli occhi che la signora Rossi descrisse come molto belli. L'essere cercò di comunicare utilizzando una specie di mormorio indistinto che ovviamente la donna non comprese. Poi, così come era arrivato, l'essere si alzò in volo e sparì, lasciando la donna impietrita e confusa.
Il 18 gennaio 2004, a tarda sera a Monterrey, in Messico, un altro episodio vide protagonista un umanoide volante. Leonardo Samaniego, un agente di polizia, stava inseguendo a bordo della sua vettura un sospettato di rapina. Con la macchina lanciata a tutta velocità, Samaniego fu distratto da qualcosa di scuro che cadeva dal cielo proprio davanti al suo percorso. In un primo momento gli sembrò un sacco nero, come quelli dell'immondizia, poi dovette ricredersi. Per evitare di colpire la figura scura, frenò con un forte stridere di copertoni. Davanti ai suoi occhi increduli si delineò, illuminata dai fari, quella che sembrò essere una figura femminile ma con caratteristiche anatomiche non del tutto umane. In un primo momento l'essere cercò di nascondersi dalla luce dei fari chiudendo quei suoi grandi occhi neri. Poi si girò di scatto e si alzò in volo puntando verso la macchina. A quel punto, in preda al panico, l'agente fece retromarcia tentando la fuga. Il passo successivo fu chiamare i rinforzi via radio. Pochi metri di tragitto e la misteriosa creatura raggiunse Samaniego e lo colpì stordendolo e facendolo svenire. Si riprese qualche minuto dopo, schiaffeggiato vigorosamente dal collega arrivato in suo soccorso. Nei giorni successivi Samaniego ebbe incubi ricorrenti che avevano come protagonisti enormi occhi neri. Chi fosse la misteriosa creatura dalle fattezze femminili è rimasto un mistero. Le indagini che seguirono alla denuncia di Samaniego non portarono a nulla e quell'incredibile sfuggente essere piombò nell'ignoto. Ci sono diverse testimonianze di incontri ravvicinati con entità umanoidi volanti e tutti, più o meno, hanno caratteristiche simili. Il fenomeno, come già detto, è poco conosciuto anche tra i ricercatori in campo ufologico, poiché le fonti su cui indagare sono relativamente poche. C'è da dire che esistono, come già visto, diversi filmati che riprendono i misteriosi esseri volanti, ma più che chiarire le idee, questi documenti tendono a confondere ancora di più. Anche perché di molti di questi video si deve necessariamente dubitare della loro autenticità. Come ovvio che sia, le speculazioni attorno al fenomeno si sprecano. In molti pensano si possa trattare di alieni, intesi come esseri extraterrestri, in volo di perlustrazione nei nostri cieli. Dunque, non alieni a bordo di vistose astronavi luminescenti, ma in aria con discrete scatolette o addirittura senza l'utilizzo di apparati tecnologici visibili. Una scelta di questo tipo presuppone l'idea, almeno dal punto di vista umano, di essere il più possibile defilati, nascosti a occhi indiscreti. Come si deduce dalle testimonianze, dalle foto e dai filmati, questa tecnica non funziona molto. L'altra ipotesi vede in quelle misteriose presenze aeree l'intelligenza umana. Sì, perché molti ricercatori, anche debunker, sono propensi ad optare per la spiegazione terrestre. Secondo questi, dietro ai misteriosi esseri volanti si nasconderebbero semplicemente uomini che sperimentano zaini jet altamente tecnologici. Sicuramente per molti avvistamenti si può tirare in ballo l'uomo jet, ma per altri di sicuro no. Nei casi che abbiamo preso in esame, l'uomo jet risulta quantomeno ridicolo perché non corrisponde minimamente alle descrizioni fatte dai testimoni. Va anche detto che i jetpack sono molto rumorosi proprio perché utilizzano una spinta propulsiva con un getto a reazione. Nei casi descritti, invece, al massimo alcuni dei testimoni udirono un leggero ronzio. Ci troviamo di fronte ad un fenomeno che a tutt'oggi non ha una spiegazione razionale, a meno che non si prenda in considerazione l'ipotesi non terrestre. Quando utilizzo il termine non terrestre non mi riferisco necessariamente a qualcosa che arriva dal di fuori del nostro pianeta. Potrebbe trattarsi di esseri umanoidi provenienti dal sottosuolo, cioè di creature che abitano nelle viscere della Terra e che di tanto in tanto escono in superficie in cerca di qualcosa. Abbiamo già trattato il tema dei mondi sotterranei in un documentario dedicato. Chiunque siano questi esseri, continuano a farsi vedere, gettando nel panico chi li incontra da vicino. Nei vari avvistamenti ravvicinati hanno dimostrato interesse per gli esseri umani, forse visti come animali evoluti, forse come cavi da esaminare. Le aggressioni da parte di questi umanoidi ai danni di esseri umani sono rare, ma ci sono. Il caso di Samaniego ne è un'evidenza. La nostra ricerca continua nel tentativo di dissipare il velo d'ignoto che permea la nostra realtà.